Allora cominciamo, siamo anche in lieve anticipo rispetto alla tabella di marcia. Io ce l'avevo per le 2:30, non so, adesso abbiamo modificato alle 2, ma sono le 2:30, quindi vabbè, 14:26 sul computer. Ok, allora c'è rimasto in sospeso da questa mattina la Convenzione Europea sulla coproduzione cinematografica. Vorrei davvero leggerla insieme, un po' sorvolando sulle parti più tediose e meno interessanti per quanto ci riguarda. Come vedete sono 14 pagine, quindi non è che andremo a leggere tutto, no? Clausola per clausola. Però è importante perché vi dà un modello di come fare bene le cose quando parliamo di una coproduzione europea. Coproduzione europea o oltre, come vi dicevo, fino al 30% di paesi extraeuropei possono essere inclusi. Quindi quelle date che vediamo sopra si riferiscono, ecco, come dicevamo, a la convenzione è stata appunto scritta e varata, diciamo, a Strasburgo, sede del Consiglio d'Europa, perché poi questo non l'abbiamo detto stamattina. Consiglio d'Europa sede a Strasburgo, l'Unione Europea, Commissione, Comunità Europea hanno sede a Bruxelles, quindi sono due. Il Parlamento Europeo credo che abbia due sedi, addirittura Strasburgo e Bruxelles, insomma, cioè, una stanno da una parte, cioè, stanno sempre viaggiando da uno all'altro, insomma, e tutto ciò a spese dei contribuenti, tra l'altro. Allora, dicevo, conclusa, nel senso che è stata appunto firmata a Strasburgo il 2 di ottobre del 92, mano a mano, no, i paesi hanno continuato ad accedere alla convenzione, quindi man mano che entrano appunto sia nel Consiglio d'Europa che vengono discussi a livello locale nei rispettivi organi legislativi, insomma, i termini di questa convenzione, viene decisa la ratifica e la firma dei rispettivi paesi. Quindi quest'ultima cosa che si riferisce al 13 febbraio del 2014 è evidentemente uno Stato che si è aggiunto, ha ratificato, ha firmato la convenzione e quindi è stata acquisita la... Allora, il preambolo riflette assolutamente quello che dicevamo stamattina per quanto riguarda la mission, diciamo, gli obiettivi, le attività e il modo di agire del Consiglio d'Europa, no? Infatti, dice, considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa consiste nel realizzare una più stretta unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare, promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune. Qui parliamo di ideali e di principi, no? La tutela, allora, la libertà di creazione, libertà di espressione, la tutela della diversità culturale, insomma, coproduzione cinematografica la considerano come strumento di creazione e di espressione della diversità culturale su scala internazionale. Tutte queste cose, insomma, grandi principi del Consiglio d'Europa devono essere rafforzati, insomma. E quindi, ecco, riconoscendo che la creazione del Fondo Europeo Eurimage, quindi Eurimage è precedente, no? Si adopera per incoraggiare la coproduzione cinematografica, dove siamo, e che un nuovo impulso è stato dato in questo modo allo sviluppo delle coproduzioni cinematografiche in Europa, decisi a raggiungere questo obiettivo, considerando che l'adozione delle regole comuni tende a diminuire le restrizioni, eccetera, eccetera, hanno convenuto quanto segue. Allora, disposizioni generali. Allora, l'idea, lo scopo è l'impegno di incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica europea. Questo è l'obiettivo, insomma, coproduzione cinematografica europea, con un'idea, come vi dicevo stamattina, insomma, di considerare appunto l'Europa come un unico grande paese, e questo sta diventando sempre più attuale, no? Soprattutto appunto con l'Eurozona, la facilità di creare appunto una base comune di discussione con la stessa moneta, la stessa valuta. E poi, ecco, per costruire insomma un'industria cinematografica che possa competere ovviamente con quella americana a livello mondiale, insomma, che quindi crei, no, un cinema con una chiara identità culturale europea. Quindi la presente convenzione, e questo è quello che dicevamo oggi e che è importante, ha le coproduzioni che associano almeno tre coproduttori in tre parti diverse della convenzione, in tre paesi diversi, no? Quindi tre coproduttori,
Oppure tre coproduttori al punto B che risiedono in tre parti diverse, nonché uno o più coproduttori che non risiedono in queste ultime, quindi quel 30% che vi dicevo, perché dice dopo, non può tuttavia superare il 30% del costo totale della coproduzione, no? Della produzione. Quindi tre europei più un massimo del 30% di un ex europeo. Allora, minimo 3, a meno che, adesso vi dice dopo. Massimo, no, massimo può essere almeno 3, ti dice, quindi massimo può essere quello che ti pare. Se tu vuoi fare un film con tutti i paesi europei, padronissimo di farlo, fare i tuoi. Però, se sei pazzo, insomma, fai pure. Però, insomma, dice almeno 3. Benissimo, lo puoi fare benissimo, assolutamente. A fare, eh? Allora, una cosa, tipo che il maggior produttore doveva avere determinato. Allora, adesso vediamo, sì, adesso lo spiega bene, sì. Pietro, ti posso chiedere una cortesia? Fa un caldo, si può spegnere il riscaldamento? Lo puoi chiedere a qualcuno? Grazie, siete d'accordo, spero, perché è eccessivo. Allora, dicevamo tre coproduttori europei, oppure tre europei e un extraeuropeo al massimo il 30%, no? Questo come principio. Dopodiché, in ogni caso, ti dice, la presente convenzione si applica soltanto a condizione che l'opera coprodotta risponda alla definizione di opera cinematografica europea, come specificato nell'articolo 3, paragrafo 3, riportato di seguito, quindi poi andiamo a vedere, eh? Quindi un'opera europea deve essere, non ci possono essere tre coproduttori europei, scusatemi, su un film che non ha la caratterizzazione di un film europeo, quindi su un film africano piuttosto che americano o asiatico. Allora, adesso ci arriviamo, perché c'è quel punteggio famoso di cui vi spiegavo oggi. Allora, disposizioni degli accordi bilaterali restano applicabili alle coproduzioni bilaterali, quindi abbiamo detto laddove c'è un accordo si rispetta l'accordo bilaterale, dove non c'è un accordo oppure dove ci sono tre o più coproduttori si applica la Convenzione europea. Quindi nel caso in cui non ci fosse un accordo anche tra due paesi europei, comunque vige la Convenzione. Si applica come appunto un ombrello su tutte quelle situazioni dove non ci sono accordi bilaterali. Allora, andiamo molto a volo d'uccello. Opera cinematografica è opera di qualsiasi durata su qualsiasi supporto, in particolare quelle di fiction, di animazione e documentari, destinati ad essere diffusi nelle sale cinematografiche. Quindi fiction, documentari e animazione, sale cinematografiche. Qua dice di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto. Ricordatevi che per Eurimage il minimo sono 70 minuti. Per il Ministero sapete che un corto è considerato tale fino a 75 minuti. Per il MIBAC potete fare domanda per un film lungo 70 minuti nell'ambito dei corti. Per media sullo sviluppo non ti so dire, sinceramente non mi ricordo se c'è un limite. Sì, sicuramente oltre i 75 minuti è considerato un lungometraggio, insomma, sotto i 75 per l'Italia è un corto. Noi ci siamo posti il problema come commissione, insomma, del pensare di poter distinguere, insomma, i documentari da una parte, i corti di fiction o di animazione da un'altra, perché veramente, cioè, un corto di fiction di 74 minuti è un medio lungometraggio, no? E non ha motivo di essere incluso nel bando dei corti. Un documentario dovrebbe godere di una considerazione a parte, essendo un documentario, e non essere valutato in un bando insieme a dei corti di fiction di 4 minuti. Cioè, sono proprio dei concetti diversi, quindi, insomma, su questo vediamo se riusciamo a... No, proprio documentari e corti, insomma, e poi si vede opere prime e seconde, lungometraggi di autori affermati, insomma, trovare un modo per dare una maggiore definizione, quindi una facilità anche di valutazione da parte nostra e di
no, submission di appunto poter mandare un materiale da parte vostra, insomma. Quindi, quello che allora, coproduttori designa quindi le società di produzione cinematografica o i produttori che risiedono nelle parti contraenti della presente convenzione e sono legati da un contratto di coproduzione, no? Quindi sono società, vedete, o produttori nei diversi paesi legati tra loro da un accordo, un contratto di coproduzione. Opera cinematografica europea, poi vediamo oltre che cosa significa, e coproduzione multilaterale, no? In opposizione alla bilaterale dove sono due, multilaterale sono almeno tre, come spiega. Poi, aspetta. Allora, opera, coproduzione come multilaterale. Le norme applicabili, l'avevamo già detto, no? Il fatto che vengono assimilati ai film nazionali. Questa ve la lascio anche, così ve la vedete in dettaglio, insomma adesso stiamo guardando quello che abbiamo già visto e che possiamo quindi mettere come punto fermo, insomma. Quindi l'assimilazione ai film nazionali l'abbiamo già vista. La modalità d'ammissione al regime di coproduzione appunto è dettata da ogni istituzione pubblica in ciascun paese, quindi vi dico in Italia voi dovete, nel momento in cui decidete di fare una coproduzione, andare al Ministero, parlare con i funzionari responsabili delle coproduzioni internazionali, ci sono, e chiedere appunto il riconoscimento preventivo della coproduzione internazionale. Allora, che cosa succede? Loro assimilano tutti i documenti che voi li portate, si confrontano con il Ministero rispettivo dell'altro paese, no? Fate una coproduzione Italia-Francia, c'è uno scambio di documenti tra il Ministero italiano e il SENSE francese su quel film, no? Ci si confronta, va tutto bene, i documenti sono tutti a posto, benissimo, accordiamo lo status di coproduzione definitiva. Quindi c'è una richiesta preventiva e poi una concessione da parte del Ministero dello status di coproduzione e quindi della nazionalità italiana del film, nel momento in cui viene riconosciuta dai due paesi o più paesi, no? Non ti so dire, insomma, comunque c'è il discorso del preventivo che poi con quello in mano ti consente di andare a fare tutta la serie di pratiche che devi fare e poi non devi aspettare. Sì. Sì, 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 trovi tutto sul sito del Ministero, insomma ci sono tutte le, no? A chi ti devi rivolgere. Sì, sì. Ma quindi l'identità italiana del film è avviene simultaneamente all'accettazione della coproduzione? È un'altra pratica, cioè tu devi inoltrare anche una richiesta appunto di accettazione della nazionalità italiana del film, però è conseguente, nel momento in cui viene approvata la coproduzione ogni paese ha la nazionalità, no? Nel proprio paese. Devi avere poi una certificazione da parte del Ministero che ti dice sì, il film è di nazionalità italiana. Per accedere ai fondi, per accedere ai fondi. La nazionalità serve per accedere ai fondi nazionali. Beh sì, poi per la distribuzione, l'esercizio, tutti, insomma ci sono delle quote, no? E quindi il fatto che sia un film nazionale poi appunto rientra nell'interesse o meno di alcuni distributori, produttori, no scusa, esercizio insomma di prenderlo in carico, no? Quindi è importante avere comunque appunto, è come un passaporto, se non ce l'hai non viaggi, no? Quindi è un bollino importante che devi insomma tenere per il tuo film. Allora, questa è una cosa che troverete in tutte no? I progetti a carattere manifestamente pornografico, quelli che incitano alla violenza, quelli che offendono apertamente la dignità umana non possono essere ammessi al regime di coproduzione ed è evidente, insomma sono dei principi morali dei quali il Consiglio d'Europa si fa portavoce, troverete la stessa cosa nel programma media. No, addirittura adesso non so se ce l'ho qui, i criteri di valutazione dei progetti da parte del programma media, insomma comunque il film ha particolari appunto carattere pornografico, discriminatorio sia in termini di razza, di sesso, insomma di genere eccetera, oppure è particolarmente violento, se sì la valutazione termina qui, cioè è quello, no? Per essere un
esatto. Ci sono dei film, sì. Penso Arancia Meccanica, è un film molto violento. Sì, esatto, esatto. No, no, è quella un'argomentazione, sicuramente. Insomma, ci sono dei film no, che rientrano sicuramente in questo che dici tu. Ma sarebbe passata Arancia Meccanica? Forse sì. Sì, forse sì, perché sto pensando adesso, mi era capitato, insomma, un film particolarmente violento. Ma ci sono film particolarmente violenti, insomma, che ne so, prendi Diaz, prendi non so, Il Profeta, no? Dei film europei forti ci sono e sono film che non vedo perché non dovrebbero essere. Sì, 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 è diverso, assolutamente, sì. Sì, ecco, forse è proprio quello, l'incitamento alla violenza era discriminatoria. Dai, il fatto che Diaz mostri violenza non vuol dire che inciti la violenza, è un altro discorso, è quello, no? Cioè è l'incitamento, insomma, il film, che ne so, Nymphomaniac non è un film che incita alla pornografia, insomma. Adesso sinceramente non l'ho visto, immagino che lo vedrò, perché però immagino per la strada che sta facendo, per l'autore che è, eccetera, che non possa essere definito un film pornografico, perché c'è anche personale, sì, 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 però sono a carattere manifestamente, capisci la differenza? Cioè carattere manifestamente pornografico, quelli che incitano alla violenza. Cioè qui possiamo fare, no, portare avanti un dibattito, però no, sono criteri che secondo me comunque valgono alla base di qualunque ragionamento che noi facciamo. Cioè un conto è incitare, non so, l'avete visto Anime Nere di Munzi, è un film molto forte, insomma, violento se vogliamo, no? Parla appunto dell'Andrangheta in Calabria, però non incita la violenza, è un film che tu puoi vedere, insomma, con difficoltà, perché è forte. Però è un film importante. Io trovo che appunto c'è un discrimine, insomma, che deve essere chiaro. Poi c'è la valutazione tecnica e finanziaria della casa di produzione, no? Questo vi dicevo anche per il programma media, quando riempite i formulari dovrete riempire, vi chiedono dateci appunto un po' di informazioni sulla casa di produzione, chi siete, che cosa fate, anche se è appena fondata, dimostrare l'esperienza di chi ci lavora, come è composto il team creativo e no, quali basi finanziarie ha la società per poter sostenere la produzione in atto. Allora tu dici, c'è il mio piano di cash flow, ho un buco in questo periodo di no, 200.000 euro, come faccio io società a sostenerlo? Ho appunto dei beni materiali o immateriali, ho un archivio di film, ho che cosa ho che no, posso mettere a sostegno di questo impegno? E poi appunto qualifiche professionali sufficienti. Le proporzioni dei relativi apporti, no? Dicevamo, allora, nel caso della coproduzione multilaterale, questo per risponderti, no? La partecipazione minoritaria non può essere inferiore, questa nella multilaterale, non può essere inferiore al 10% e la partecipazione maggioritaria non può superare il 30, il 70, scusate. Quindi il coproduttore maggioritario, quello che ha la quota più grande del film, in una tripartita o oltre, non può essere superiore al 70. E quello che ne ha la quota minoritaria non può essere inferiore al 10, quindi di conseguenza se arriviamo ai valori estremi avremo un 70, un 10 e un 20%, giusto? Residuo, insomma, di un terzo coproduttore. Il che può anche significare che siano 60, 20 e 20, possono essere 50, 30 e 20, insomma la suddivisione poi sta a noi, no? Capire secondo le opportunità, le necessità. Però tenendo presente che non può superare l'uno il 70 e l'altro essere inferiore al 10. Poi, qualora la partecipazione più debole fosse inferiore al 20%, la parte interessata può applicare disposizioni tendenti a ridurre, vabbè, questi sono casi particolari, no? Qualora la presente convenzione fungesse da accordo bilaterale, no? Nel caso in cui, abbiamo detto, non ci siano trattati bilaterali tra i paesi, no, la partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 20%, perché nei trattati bilaterali c'è sempre come
prassi, insomma, la distribuzione 80-20 come massima e minima nei bilaterali. Sì. Sì, ma anche nei trattati bilaterali, vedrai che nei trattati tra due paesi la cooperazione tecnico-artistica in una coproduzione non può superare appunto la quota dell'80 il coproduttore maggioritario e non può essere inferiore al 20 quella del coproduttore minoritario nelle bilaterali. Quello che ti dicevo prima del 10 è vero nel caso delle tripartite, no? Multilaterali, esatto. Diritti dei coproduttori, dicevamo contratto di coproduzione, abbiamo visto oggi la coproprietà del negativo e dell'immagine e del suono. Quindi, no, il film deve essere condiviso in coproprietà tra i due coproduttori, due o più. Il contratto includerà una disposizione intesa a garantire che il negativo originale venga depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro accessibile, cioè la lettera d'accesso. Questa è una cosa appunto che viene nel tempo della pellicola, il master va custodito in un luogo che è normalmente appunto il laboratorio di post-produzione dove viene appunto montato e fatto tutta la post-produzione del film. Questo laboratorio deve garantire l'accesso a tutti i coproduttori con una lettera d'accesso, no? Quindi formalmente qualunque coproduttore del film può presentarsi al cancello della post-produzione, suonare e dire voglio visionare, voglio avere la mia copia, insomma ho bisogno di portarmela via. Contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore il diritto a un internegativo, cioè dal positivo veniva, no? Stampato appunto l'internegativo che gli permette di portarselo a casa e ristampare quante copie positive avesse bisogno, oppure di qualsiasi altro tipo di supporto che ne consenta la riproduzione. Adesso il DCP è appunto il file che ti permette, no, di duplicare a piacimento. Allora, partecipazione tecnica e artistica. L'apporto di ciascun coproduttore deve comportare categoricamente una partecipazione tecnica e artistica effettiva. Quindi abbiamo parlato di cast, di appunto capi reparto artistici e tecnici, abbiamo parlato di tutti i punteggi che vedremo dopo, ma l'apporto dei coproduttori consistente in personale creativo, tecnico e artistico, nonché in interpreti e in industrie tecniche, no? Il discorso che facevamo rispetto alla post-produzione legata ad un land tedesco piuttosto che ad altri, deve essere proporzionale al loro investimento, in linea di massima. Quindi l'Italia all'80%, la Germania al 20%, diciamo che il 20% del film totale equivale all'investimento tedesco e equivale alla spesa fatta su appunto industrie tecniche, in interpreti, no? Quindi chi mette tot spende tot. Per esempio, 80% di attori italiani, 20% di attori. In linea di massima, sì. Cioè lo spend italiano, insomma quello che l'italiano appunto spende del suo 80% di quanto mette nel film, deve essere speso su elementi italiani. No, in linea di principio, insomma, quindi è una coproduzione nel senso di mettere denaro e spendere denaro rispettivamente, no, per fare un prodotto comune. Quindi in principio, salvo deroghe, perché si possono chiedere delle deroghe, no? Salvo le deroghe, insomma, in principio è così. Al ministero. Il ministero, tu dici, non so, deroga dei teatri di posa, deroga per, no, le luoghi di ripresa, perché tu teoricamente saresti tenuta a effettuare le riprese nel tuo paese per quell'80%, no? Poi chiedi una deroga perché dici per motivi appunto inerenti legati alla sceneggiatura io devo invece girare nell'altro paese. Nel caso di una coproduzione tra due paesi, se il film ha la necessità di girare delle scene, parte delle scene in un paese terzo, cosa succede? Succede non necessariamente, se tu ritieni che l'impegno, l'importo da spendere giustifichi la coproduzione, quindi l'entrata di un terzo paese, prendi quella strada, no? Dice nessuno dei due, cioè noi non riusciamo
a mettere insieme quella quantità di soldi per poter girare lì, no? Quindi chiedo una coproduzione di là che tramite il suo fondo nazionale, i suoi fondi regionali, quelli che hanno, insomma, riesca a mettere insieme quei fondi per poter spendere nel terzo paese. Oppure lo fai come se fosse un service, no? Con l'apporto dei due vai nel terzo paese e giri spendendo soldi e basta, insomma, senza prendere. Sì, esatto, una produzione esecutiva, un service appunto di quel paese, insomma, però dipende ovviamente dall'entità della spesa e del lavoro che devi fare lì. Se non hai nessun contributo da quel paese, forse ti semplifichi le cose, perché come avete visto è piuttosto complicata la coproduzione. Era un film americano? Eh? Era un film americano? Sì, era un film americano di maggioranza. Sì. Perché tieni presente che con gli Stati Uniti non esistono praticamente trattati di coproduzione. No, quindi si devono articolare altre forme che sono la compartecipazione, il cofinanziamento, insomma, ma non esiste la coproduzione. E poi invece c'erano degli altri co-produttori, però messicani, degli soggetti, un paese sempre che appartengono. Sì. Vabbè, allora qui allora dicevamo interpreti industrie tecniche proporzionale all'investimento, no? Con riserva degli obblighi internazionali che legano le parti contraenti, eccetera, eccetera, il personale che compone la squadra addetta alle riprese del film deve provenire dagli stati contraenti della coproduzione. Quindi diciamo che in linea di principio, insomma, il personale che effettua le riprese deve essere del paese dove vengono effettuate le riprese, insomma, quindi non è che ti viaggi con delle truppe enormi da un paese all'altro, ma tendi a utilizzare, insomma, quello che il paese stesso ti può offrire, e idem con la post-produzione, no? In uno degli stati contraenti. Dopodiché, coproduzioni finanziarie sono delle, no, in deroga, quindi diciamo l'80-20 normalmente nelle bilaterali, il massimo 70, minimo 10 nelle multilaterali. In deroga a queste disposizioni possono essere ammesse al beneficio della presente convenzione coproduzioni che rispondono alle seguenti condizioni. Allora, possono o includere una o più partecipazioni minoritarie che potrebbero essere limitate all'ambito finanziario, quindi non partecipazioni tecnico-artistiche, ma soltanto un contributo finanziario, conformemente al contratto di coproduzione, a condizione, diventano coproduttori questi, è un finanziamento, però sono coproduttori, quindi posseggono una quota dei diritti del film. A condizione... È molto confusa la nomenclatura, insomma, in termini internazionali, cioè in ambito internazionale distinguono tra coproduttori associati, esecutivi, no? Hanno significati diversi. Italia, sì. Iniziando a trovare questi produttori associati che sono finanziari? Non lo so. Sinceramente cambia, a volte un produttore associato è semplicemente una persona che sì, ti dà dei soldi e vuole essere appunto nominato come produttore associato nel film, ma non ha quote di proprietà, no? Questo 10% invece è un produttore, è un coproduttore in questo caso, no? Quindi coprodotto da Pinco Pallino e Tizio Caio, insomma, stanno a condizione che ciascuna parte nazionale non sia né inferiore al 10%, quindi sotto al 10 non può andarci, né superiore al 25, quindi no, deve essere una coproduzione finanziaria, deve essere compresa tra il 10 e il 25%. Può includere un coproduttore maggioritario che apporti una partecipazione tecnica artistica effettiva, cioè deve, dicevamo, a condizione che è giusto? Sì.
devono rispondere alle condizioni seguenti. Quindi possono essere ammesse quelle che includono un coproduttore maggioritario che apporti una partecipazione tecnica artistica effettiva e che soddisfi le condizioni richieste per far sì che l'opera cinematografica venga riconosciuta quale lavoro nazionale nel suo paese. Devono promuovere l'affermarsi dell'identità europea e essere oggetto a contratti di coproduzione, eccetera. Non entriamo troppo. Io volevo chiedere una cosa su questo riconoscimento, sì, a livello nazionale, perché se io ad esempio in Italia faccio, devo avere quell'80% da Germania e 20% affinché mi venga riconosciuto a livello nazionale, in Germania il 20% è sufficiente? Certo. E ci mancherebbe, certo che sì. Sì, 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 è un trattato bilaterale, o comunque se non fosse la Germania e fosse un paese che non ha un trattato bilaterale con l'Italia e rientrerebbe sotto la Convenzione Europea, l'80-20 è assolutamente lecito. Beh, il 20% di un film di 3 milioni di euro è 600.000 euro. Si pagano, insomma, quello di cui hanno bisogno, cioè devi fare, no? In proporzione al budget, è ovvio. Non stiamo parlando dello sviluppo, qui stiamo parlando di produzione. Poi equilibrio generale degli scambi, vabbè, questa è una questione tra paesi, nel senso è successo che l'Italia con la Francia ha fatto un eccesso di coproduzioni minoritarie, per cui era sempre la Francia appunto a proporre i progetti, a pagare, no, la maggior quota. La Francia a un certo punto si è stufata e ha detto: finché l'Italia non presenta progetti più importanti da parte italiana, insomma, noi non coproduciamo, no? E quindi c'è bisogno appunto di un equilibrio tra i paesi. Poi entrata e soggiorno, insomma, viene garantito appunto soprattutto a quelli di paesi terzi, insomma, permessi di lavoro, ingresso, rivisti, qualunque cosa che sia inerente alla produzione viene facilitato dal fatto che c'è la convenzione che lega la coproduzione. Poi, allora, che succede? Indicazione dei paesi, questo riguarda i titoli del film, no? Quindi i titoli di testa e di coda ci sono appunto i diversi coproduttori con i diversi paesi. Questo non so se lo spiega, no. Però essendo un film italo-tedesco, considerato italiano nello stato italiano, considerato tedesco per quanto riguarda la parte tedesca, in Italia uscirà una coproduzione italo-tedesca con le società italiana in coproduzione con la società tedesca. In Germania sarà al contrario, una coproduzione, no? Germania-Italia tra coproduttore tedesco e produttore, cioè ognuno nel proprio paese ha diritto a presentarlo come film nazionale prodotto dalla sua società in coproduzione con l'altro, anche se l'altro è minoritario, no? Però avendo la nazionalità nel suo paese diventa il produttore del paese più l'altro. Nei cataloghi spesso si vedono queste cose. Sì, e nei titoli di testa e di coda, insomma. Vabbè, adesso l'esportazione, non entriamo troppo, questo voi ve lo vedete, no? Con aiuto. Ok. Le lingue, no? Il paese può richiedere che ci sia una versione definitiva finale nella lingua del paese, insomma, e festival internazionali, appunto, dice, vengano presentate ai festival internazionali dalla parte in cui risiede il coproduttore maggioritario, oppure appunto il regista, oppure decidono i coproduttori chi è che si occupa di presentare i film al festival. Questo è importante perché in alcuni festival importanti, Cannes, Berlino, i festival di fascia A vengono detti, a volte richiedono la prima mondiale del film, cioè non può essere uscito da nessun'altra parte prima di essere portato al loro festival. A volte chiedono che sia la prima, c'è una differenza tra mondiale e internazionale, nel senso che una prima mondiale non può essere uscito da nessun'altra parte. Una prima internazionale può dire che non deve essere uscito in nessun altro paese al di fuori del paese d'origine, no? Quindi un film può essere uscito in Germania e andare a Berlino, ma non deve essere uscito in nessun altro paese del mondo. Non è il caso perché Berlino chiede le mondiali, anche Cannes, però ci sono festival forse più piccoli, insomma, che richiedono comunque che non sia uscito il film
in nessun altro paese al di fuori del paese d'origine. Quindi è importante l'origine del film per poterlo portare ai festival. Ma questa coproduzione, nelle coproduzioni d'origine qual è, sempre il maggioritario? Beh, qua ti dice il maggioritario, sì, però appunto fatto salvo, no? Nel caso di partecipazioni finanziarie paritetiche dalla parte contraente che fornisce il regista, se è 50-50, no? E bisogna fare attenzione. Noi per esempio con il film di Winspear abbiamo avuto un problema perché l'abbiamo presentato al Festival di Roma, no? Noi abbiamo fatto una grande corsa per finirlo proprio nel mese di ottobre per presentarlo al Festival, perché ci tenevamo moltissimo a fare l'evento nella città di Roma con tutta la scuola, i bambini, le famiglie, i maestri, insomma abbiamo fatto uno spettacolo bellissimo, una grande partecipazione da parte di tutti. Però che poi l'abbiamo mandato a Berlino e ci hanno detto no, ci dispiace perché avete già fatto al Festival di Roma. Noi no, ma non era in concorso, era una serata speciale, insomma, fuori concorso. Non si può perché siete già usciti a Roma. Vogliamo la prima mondiale del film. E quindi bisogna fare molta attenzione, insomma, quando si arriva al momento dei festival di non fare degli errori. Credo sia fascia anche quella di Roma. Sì, sì. Allora, disposizioni finali. Questa, vabbè, la firma di ratifica, accettazione e approvazione. Vi dicevo, ogni Stato, insomma, deve appunto ratificare la Convenzione, no? Accettarla e poi questo ci riguarda fino a un certo punto. Andiamo avanti. Entrata in vigore, adesione di Stati non membri, insomma. Clausole territoriali, ok. Riserve, denunce, notifiche. Va bene, arriviamo qua, presentazione delle domande. Allora, devono presentare le domande, sì. La prima c'era un riferimento, adesso l'ho accennato, no? Che deve avere l'identità culturale europea. Però questa identità culturale europea, cosa è? Allora, ti posso dire, l'identità culturale europea riflette la visione di un regista. Rispetto a, è un'identità culturale, no? Quindi è ovviamente legata più alla visione registica che non alla potenza di marketing di produzione del film. Un regista europeo può girare un film europeo in Sudafrica piuttosto che negli Stati Uniti, perché culturalmente lui è portatore di un'identità che non è quella dell'Africa o degli Stati Uniti. Ed ha quindi una cultura, in questo senso sì, veramente, no? A livello ha un interesse culturale europeo. Diciamo valori anche morali. Valori anche morali, valori anche appunto di non necessariamente di spettacolarità a beneficio invece di un'analisi più approfondita, cioè un discorso più autoriale. Quindi il progetto di Libano sarebbe. Sei girato da un regista europeo con un occhio europeo, cioè, ma il Libano è comunque considerato un paese europeo, no? Comunque, insomma, sto parlando veramente di culture altre, no? Anche la Georgia è considerata un paese europeo in un certo senso, cioè sono culture a noi affini. Se lo andassi a girare a Seoul ti direi ci vorrebbe veramente, no, un occhio europeo per poterlo girare in maniera che venga considerato un film europeo, insomma. C'era tutta una deriva su questa definizione di che cos'è. Certo, certo. Tanto fa questi focus, questi conventi. Ok. Per definirlo, sì. A un certo punto si parlava anche del fatto che, prendendo a prestito l'autorealità, dicevano, non so se sono d'accordo con questa cosa, dicevano che il film europeo tu lo riconosci dall'approccio. Dalla scarsità di mezzi, dal fatto che comunque c'è un'introspezione nella storia, cosa che a me è diventata un po' strana, perché se guardo tutti i film dei commenti americani, certo. Storia, infatti, però. Asiatici, certo. Ma di questo, guarda, io credo che potete discuterne con Giovanni, che è una persona che si lascia, no, molto appunto prendere, assolutamente, Giovanni in termini di sceneggiatura. Io credo che sia un po'
in questi termini, andando a parlare di sceneggiatura, si parla, no? Le sceneggiature americane, diciamo, come modello sono plot driven, cioè portate avanti dalla storia, dalla vicenda, quello che succede nel film, no? Mentre quelle europee sono piuttosto character driven, sono quelle che c'entrano di più appunto sul personaggio rispetto alla storia, alla vicenda. No, questa è la distinzione di massima che ti diranno appunto gli story editor, gli analisti di sceneggiatura. Non so quanto questo possa chiarirti le idee. Non so, per dirti, una regista americana con no, Sofia Coppola, una sua identità, sicuramente ha una disponibilità di mezzi superiore a qualunque altro regista europeo, per cui ha la possibilità di utilizzarli, di spendere e di farli vedere, però ha un'introspezione psicologica molto vicina a quella che è quella degli altri registi europei di pari livello, no? Quindi è difficile la distinzione. Certo, il cinema americano indipendente si avvicina molto di più a quello europeo di quanto non siano i film prodotti dalle majors. Anche perché poi la controparte che ci abbiamo più spesso. Esatto, sì. Tranne che cinema, esatto, e lì Luc Besson può dire che no, è allo stesso livello di un film americano d'azione. Vabbè, ma come ce l'hai allora anche in Born Identity, no? Born Identity, ma Damon sai chi è, insomma, c'è una ricerca, appunto, sono colossal, sono filmoni, insomma, però non è Ida, per dire. No? Vai a vedere appunto Ida e mi dici poi che cosa capisci dei personaggi, della vicenda, cioè la vicenda diventa un pretesto, se vuoi, per entrare nella psicologia dei personaggi, no? Con quello non ti ho dato la definizione del cinema europeo, però penso che l'identità culturale nostra è intuibile, definibile, insomma, al di là di... senz'altro. Allora, sì. Ma invece per l'innovazione tecnologica, quello che diceva il programma Media, è un discorso. Sì, assolutamente, assolutamente, è molto ampio, nel particolare. Intendono mezzi tecnici, cioè se tu dici che vai a girare appunto con macchine digitali ultima generazione, sì, eccetera, eccetera, se la post-produzione digitale, effetti visivi, no, il fai con ultime tecnologie. Io penso, e appunto mi faccio, film europeo, Fratelli d'Arden, infatti, l'innovazione tecnologica lì non hai grandi cose. No, ma ci sono dei bandi specifici per delle cose, no? Appunto che hanno un certo carattere, e altri, che ne so, sì, saranno montati ovviamente sul computer, non mai più sulla moviola, insomma, e avranno post-produzione digitale, insomma, effetti, quello che è. No? Quindi è un discorso che è in piena evoluzione, poi, quindi non possiamo, no, cristallizzarlo in una cosa definita adesso, perché sta cambiando giorno per giorno, insomma. Allora, questi sono i materiali necessari, siamo al primo allegato, no? La procedura di presentazione delle domande, materiali necessari per la presentazione presso i relativi ministeri o centri per il cinema, quello che è, autorità competenti, diciamo, come dice qua. No? Assolutamente, registro imprese, eccetera, eccetera. Dopodiché, capitale sociale, insomma. Sì. Allora, a questo punto voi andate con la copia del contratto di acquisizione dei diritti. Vi ricordate, parlavamo ieri della catena, no? Il chain of rights, la catena dei diritti, quindi contratto di acquisizione dei diritti d'autore, perché sennò il film non è nostro. Quindi partiamo da quello. Qualsiasi prova che consenta di verificare l'acquisizione del diritto d'autore per lo sfruttamento economico dell'opera. La sceneggiatura, e su quella, no, abbiamo detto che nel contratto di coproduzione viene appunto citata quella sceneggiatura con quel titolo, concordato. La lista degli elementi tecnici e artistici dei paesi interessati, quindi ciascun paese fornisce alla coproduzione questo, il mio paese questo, no, l'altro paese quest'altro. Elementi tecnici e artistici. Preventivo e piano di finanziamento, o piano finanziario, la stessa cosa, dettagliati.
uno scadenzario dell'opera cinematografica. Io immagino che parli di un piano di cash flow, insomma, con scadenze, no? Di pagamenti e di entrate, appunto, economiche, finanziarie. Il contratto di coproduzione, senza il quale ovviamente non si può chiedere, insomma, lo status, aiuto qui dietro, ecco. Contratto di coproduzione stipulato tra i coproduttori, che deve includere clausole che stabiliscono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati. No? Quindi mercati in termini territoriali, abbiamo detto, se ci sono due coproduttori di due paesi diversi, ognuno si tiene per sé il proprio territorio, il resto del mondo viene diviso, oppure si può dire, no? Piuttosto che dividere il resto del mondo, io mi tengo l'America Latina, l'America del Nord, l'Africa e l'Australia e tu ti tieni la Cina, no? Dividere in termini geografici, quindi quella può essere una soluzione. Quindi ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati. O si fa appunto un tutto uno e poi si divide in percentuale, oppure i mercati vengono divisi. Ritornando ai dettagli della domanda, qual è il massimo che uno può chiedere al dipartimento di competenza? Qual è il massimo che uno può chiedere? E penso che dipenda dai regolamenti in ogni paese, davvero. No, per esempio. Quindi, cioè, perché alcuni fondi regionali, anche se sono dei fondi nazionali, sì. No? Sì. Perché c'è un tetto massimo che posso finanziare sempre con voi, certo. E quindi mi chiedevo al MIPAT, parte ieri la notizia, sì. €100, qual è il tetto massimo? Cioè, nel senso, dipende dal tipo di opera, perché un'opera di un autore affermato può richiedere fino a €500.000, un'opera di... No, che poi non è vero 500, molto di più, però ci sono dei gradini, insomma, e ci sono soprattutto, dovete tener conto della disponibilità del fondo, perché questa è una cosa che stiamo vedendo, insomma, nelle opere di interesse culturale di autori affermati, noi a sessione abbiamo delle cifre che sono adesso di... non voglio... so che opere prime e seconde abbiamo €2.200.000, sui cortometraggi abbiamo €300.000 a sessione, cioè per 70 progetti di cortometraggi che sono stati presentati all'ultima sessione noi possiamo spendere €300.000 in tutto, no? E quindi la selezione il gioco forza è limitata. Ora, percentuale di nuovo produttore dobbiamo avere per noi certo. Sì. Potete fare la domanda a vostro rischio e pericolo, ovviamente non vi verrà sostenuto se fate la domanda partendo dal MIBA che non avete nient'altro, insomma, io ovviamente vi suggerirei di cominciare a creare, no, tutta una serie di cose. No, al MIBAC una volta che ci arrivate, cioè quello che viene visto è che, no, se il film ha già dei contatti o dei contratti di distribuzione, se è un cane che si muove la coda, è evidente che chi viene al MIBAC poi, no, molto spesso anche i fondi regionali dicono ottieni prima il Ministero e poi no, collaboriamo anche noi. È una questione, più che cane che si muove la coda, è una catena, no, di cose. Sappiamo benissimo che anche dando una piccola somma poi aiuta la catena, no? Quindi quello si tende a fare anche quando non hai disponibilità economica per farli meglio, insomma, no? Comunque ci sono appunto dei film che costano, tu puoi chiedere credo fino al 50%, però non li avrai mai, nel senso che non sono disponibili, non ci sono proprio nell'allocazione dei fondi di cui può disporre il MIBAC. Quindi certo, sì, poi sì, però... Ci sono dei conteggi che uno, del reparto tecnico, del reparto... Sì, sì, senz'altro, senz'altro, quello... No, sicuramente... Certo. Quelli che dicono, se non c'è il MIBAC, se non lo troviamo, il MIBAC dice, se non c'è qualcos'altro, noi non lo troviamo,
Però riuscire a mettere insieme una strategia di produzione, un piano di distribuzione, riuscire a dire ho parlato con, cioè ti sei già esposto prima di arrivare al MIBAC, hai un fondo di sviluppo, quali fondi di sviluppo? Ti dico, cioè, appunto, ci sono progetti che arrivano con Torino Film Lab, con Media, con il fondo di sviluppo regionale della regione da dove vengono, mi nominavi Vicari prima, insomma è arrivato al Ministero con un'enorme quantità di sviluppo fatto sul progetto. Poi ci sono anche tanti altri progetti, insomma, che vengono sviluppati già in termini internazionali e arrivano con un fondo, con un bel interesse da parte di diversi paesi, dei distributori. Insomma, questi sono quelli che ovviamente hanno maggiori chance di essere finanziati. Sì, poi appunto il fondo che c'è a disposizione è quello, insomma realisticamente bisogna capire quanto bisogna chiedere per avere, tendenzialmente fino ad ora è stata data più o meno una somma vicina alla metà di quello che veniva chiesto, perché è quello che, no, che dispone il fondo, e la gente si è abituata a fare una richiesta doppia per ottenere la metà. Io mi auguro che ci sia un adeguamento, insomma, perché, no, cioè, che la gente impari a fare dei preventivi un po' più realistici, più contenuti, insomma, e a chiedere al MIBAC quello di cui hanno bisogno perché riescono a coprire il resto. Quindi un'integrazione. Vai, vai. Sì, se un film merita di più rispetto a un altro, e comunque bisogna fare un discorso di valore intrinseco del progetto, perché non è finanziando più film che facciamo migliori film, no? Non è dando una chance a tutti. Se io ti dicessi, e adesso dovremmo fare il conto, insomma, la quantità di film che vengono prodotti in Europa ogni anno, no? Che penseresti, quanti sono? No, poniamocelo questo problema. No, diciamo, e tutti i film che vengono prodotti, allora, in Italia un film, per avere, diciamo, il bollino di film prodotto in Italia di quell'anno, deve aver passato il visto censura al Ministero, no? Quindi essere pronto per le sale. Quindi il momento in cui tu passi il visto censura viene incluso nel film, nel novero dei film prodotti in Italia in quell'anno. Secondo voi quanti film sono prodotti in Europa ogni anno? Migliaia, se decine di migliaia. No, di più. Secondo me centinaia. Qualche centinaia. Qualche 200. Allora, film prodotti nell'Unione Europea nel 2013. Unione Europea, abbiamo nei 28 paesi dell'Unione Europea totale di film di finzione 1075, totale di documentari lungometraggi 471. No, no, sono film prodotti con il visto censura, usciti al cinema, per il cinema. Indipendentemente dai fondi che hanno prodotti, insomma, adesso per il cinema hanno il visto censura, non è detto che poi siano andati al cinema, però sono, diciamo, statisticamente entrano nel novero dei film prodotti. Quindi tu hai un totale di 1546 film prodotti in Europa in un anno, nel 2013. L'anno precedente erano 1528, l'anno prima 1523, come vedete poca variazione, diciamo che orientativamente 1500 film prodotti in Europa ogni anno. Tu vuoi aggiungere altri? Allora tu dimmi come fai a competere, e siamo in Europa, con un mercato di questo genere. Cioè, in Italia ci sono queste distribuzioni? Ma certo che ci sono. Allora, in Italia, in questa questo studio, tu hai in Italia, allora, no, perché non ci sono, no, qui non ci sono, ti dice i film, cioè quelli che hanno avuto più risultati al botteghino,
però io casualmente, non casualmente, ho portato qui i numeri del cinema italiano del 2013 e vi posso dire appunto film di nazionalità italiana prodotti nel 2013-2012, film di nazionalità italiana 167 in un anno in Italia. Quanti di questi saranno usciti in sala? No? 167 film prodotti. Numero di film di iniziativa italiana 156, il che significa che gli altri appunto 11 sono coproduzioni minoritarie di film che sono di iniziativa di altri paesi, no? In cui c'è stata appunto una partecipazione nostra. Quindi coproduzioni minoritarie sono state nel 2013 11, coproduzioni maggioritarie sono state 17, film 100% italiani sono stati 138. Quindi praticamente la coproduzione in Italia è 20 film. Esatto, sono 28 film, 28 film su, abbiamo detto, 167. Pochissimi, no? È da entrambe le parti, guarda, perché vedi che film di iniziativa italiana, insomma, sono appunto sono produzioni maggioritarie italiane, sono 17, sono pochissime, no? Quindi noi non usciamo e gli altri non tornano, cioè non vengono da noi. C'è un problema di strutture, di finanziamenti, di lentezza, di burocrazia, no? Perché anche noi appunto il MIBAC si appoggia alla cassa, no? L'artigian cassa, lentezza di erogazione, incertezza nei tempi appunto di finanziamento da parte dei fondi regionali. Cioè, c'è una serie di problematiche che rendono l'Italia un paese poco appetibile da questo punto di vista, su quello non ci possiamo, no? Non ci possiamo nascondere dietro un dito. Vedi, allora ti stai, però ecco, è giusto questo discorso che stai facendo, però ti stai assolutamente contraddicendo rispetto a quello che dicevi prima, perché prima dicevi invece il contrario, cioè non è meglio finanziare più film piuttosto che dare più soldi a un film soltanto? No? Però è anche il fatto che cioè, ormai è diventato così, non esistono più, una volta tu finanziavi i film con il contributo del ministero, il distributore e televisione, finito, non avevi bisogno di altro. Adesso è diminuito a livelli esponenziali. Dico, i fondi che noi abbiamo a disposizione, 300.000 euro a sessione, e sono 3 sessioni l'anno per i cortometraggi, 2 milioni e 2 per i, no, perché sto toccando il cavo, non ti preoccupare, non lo faccio più. E è una somma che è di 4.450.000, credo, adesso non mi ricordo esattamente, sui gli interessi culturali, lungometraggi di autori affermati. È possibile che sia la stessa somma? No, questo è a sessione. È a sessione, ce l'abbiamo. Quindi dicevi, è acceso, sì. Sì, è una, la difficoltà è data proprio da questo, no? L'insieme di lentezze, di burocrazia, di scarsa disponibilità di fondi che ci costringe a cercare più pezzettini.
cioè ormai il lavoro del produttore è diventato anche quello, oltre che di seguire creativamente il film, cioè tutto quel discorso che abbiamo fatto ieri sui diversi cappelli, tutto quello che fa, no, per mettere insieme il progetto in quanto regista del progetto, è diventato appunto il lavoro del fine mosaicista. No, tu devi prendere tassellini e appiccicare insieme in modo da poter fare una cosa che abbia un senso, insomma. Certo. Concordiamo, ci piacerebbe moltissimo poter dire no, il MIBAC investe fortemente, e questo su alcuni film lo stiamo facendo. Su alcuni film abbiamo dato un segnale, no? Su un film di Vicari, per esempio, Bianco, questo che sta sviluppando adesso, abbiamo dato un contributo molto forte, perché riteniamo che sia un film meritevole appunto di rappresentare, no, la cinematografia italiana in questo momento, per le qualità dell'autore, della sceneggiatura, della visualizzazione che ci ha offerto, cioè tutta una serie di caratteristiche che ha portato il progetto, insomma, che lo distinguono rispetto agli altri di quella sessione. Quindi tendiamo a dare un segnale per un film purtroppo competono con quello che abbiamo, no? Aiuto, no, basta, andiamo avanti per favore. Non ti ascolto più. Allora, se mi aveste detto devi arrivare qui preparata su un ministero italiano, tax credit, tax rebate, tax shelter, tax quello che ti pare, l'avrei fatto, non l'ho fatto. Andiamo avanti con le cose che di cui vi posso parlare, vi parlo molto volentieri. Allora, fai qualcosa Pietro, arginala ti prego. Lo vedo bene, andiamo avanti. Allora, il contratto di coproduzione, questi erano i materiali che bisognava consegnare alle autorità competenti, no? Che in ogni caso, in ogni paese variano, appunto l'agenzia per il cinema, il centro, il ministero, quello che è, devono essere presentate possibilmente nella lingua delle autorità competenti e provvedono, come vi avevo detto, a trasmettersi reciprocamente le documentazioni che avranno ricevuto. Quindi no, non ha senso presentare una documentazione diversa di paese in paese, perché vengono confrontate, e ha un senso che sia appunto una coproduzione concordata. Dopodiché, eccoli, allegato 2, i punti, no? Un'opera cinematografica è europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, se essa contiene almeno 15 punti su un totale di 19, almeno 15 su questi 19 punti, in base ai criteri riportati nella scala qui di seguito. Ok. Tenuto conto delle esigenze della sceneggiatura, le autorità competenti possono dopo essersi messe d'accordo tra loro, e qualora esse ritengono che l'opera rifletta comunque l'identità europea, ammettere al regime della coproduzione un'opera con meno dei 15 punti normalmente richiesti. Quindi se un attore, per esempio, pur non essendo europeo, no? Non ti fa qualificare con il numero dei punti, comunque viene riconosciuta l'identità europea dell'opera, c'è una deroga che le autorità competenti congiuntamente possono decidere di dare al film, perché viene ritenuto comunque che rifletta l'identità europea. Allora, vediamolo in dettaglio. Il gruppo degli autori, autore appunto, no, del film, il regista, autore della sceneggiatura e autore della musica. 3 punti al regista, 3 allo sceneggiatore, 1 al compositore. Vengono dati 7 punti in totale sul gruppo degli autori. Il gruppo degli interpreti, allora, il primo ruolo, il secondo ruolo, il terzo ruolo vengono attribuiti a, contando il numero di giorni lavorati sul film. Quindi un protagonista è tale se compare di più sullo schermo, se lavora di più, no? Rispetto ad altri, e non perché appunto è il personaggio principale o perché... Cioè se lo si vede 3 minuti, anche se è il protagonista del film, no, non ha... i 3 punti del primo ruolo. Primo ruolo, secondo ruolo, terzo ruolo, e poi c'è il gruppo tecnico di ripresa, quindi il direttore della fotografia, il, no, il direttore appunto del montaggio,
scene e costumi, diciamo, direttore della fotografia e montaggio, pur essendo considerati autore della fotografia e autore del montaggio del film, hanno comunque un punto a testa, insomma, perché vengono considerati facenti parte del gruppo tecnico. Scene e costumi, studio o luogo di riprese, quindi teatri di posa oppure location in esterni, e la post-produzione. Ognuno di questi ha un punto, per un totale di 6, come vedete 6 e 6, 12 e 7, 19. Quindi questi sono i 19 punti, no? Che vengono attribuiti a ciascuno dei ruoli, appunto, e che il numero di 15 almeno caratterizzano un film come film di nazionalità europea. Quindi i primi, secondi e terzi ruoli sono determinati in base ai giorni di ripresa. Ok, siete contenti? Finalmente ci siamo arrivati ai punti. Vabbè, questi sono appunto l'entrata in vigore nei rispettivi paesi, quando hanno firmato, questo vedete, insomma, nel caso in cui voleste fare una coproduzione con l'Azerbaigian, vedete che ha firmato appunto il 1 luglio del... no? Ha aderito, eccetera, eccetera. Insomma, qua vedete se possono rientrare sotto il cappello della Convenzione Europea, l'elenco dei paesi. Ok, ed è finita, abbiamo visto le 14 pagine, insomma, a volo d'uccello, però avete un'idea adesso, no, della regolamentazione che vige a livello europeo per il riconoscimento del film con nazionalità appunto europea. Adesso facciamo un secondo di pausa, nel senso di cambiamo cappello. Che ora finiamo, Pietro? 4:30? Ok, abbiamo un'oretta, va bene. Allora, adesso come da programma. No, avevamo parlato panoramica e analisi dei finanziamenti cinematografici pubblici e privati, modelli di business, fondi sovranazionali, nazionali e europei. Ormai li conoscete, abbiamo parlato di media, abbiamo parlato di fondi nazionali, abbiamo parlato di fondi sovranazionali e Eurimage. Vorrei fare un po' di ragionamenti con voi rispetto ai modelli di business. Modelli di business per i film e per i prodotti audiovisivi. Allora, per un prodotto, questo riguarda appunto i mobili, mi dispiace che non c'è il collega quest'anno, questo è appunto di ieri, insomma, che ci saprebbe dire come funziona, ma adesso non so se c'è bisogno che ve le scrivo queste cose, insomma, ditemi voi. Ma i costi, cioè c'è un investimento in ricerca e sviluppo. No? Un primo costo appunto è quello che viene investito nella ricerca e nello sviluppo dei materiali, delle maniglie, del design, del colore, no? C'è un adeguamento appunto al design di quel periodo, scandinavo piuttosto che, insomma, adesso non mi va di inventarmi cose voli pindarici, ma c'è una prima parte di costi, chiamiamoli A, quindi, che sono quelli inerenti ricerca e sviluppo. Che in inglese, insomma, sapete, research and development, no? Research and development viene aggiunto a poi B. I costi di produzione, no? E C, i costi di marketing e distribuzione.
Allora, costi di marketing e distribuzione, no? Per quanto riguarda i mobili, ovviamente hanno una certa rilevanza, perché questo mobile, per uscire dalla fabbrica in cui è stato prodotto, con la componente di ricerca e sviluppo che ci è stata spesa sopra, con, no, tutta l'idea che c'è del mobile che deve andare in determinati tipi di case fatti per certi clienti, no, lo faremo partecipare a mercati, quindi fiere del mobile, quindi esposizioni, quindi, no, lo faremo, appunto, pubblicizzeremo in un certo modo per poi distribuirlo secondo determinati canali di vendita. Andrà, non so, a, no, determinati negozi piuttosto che altri, insomma, ci saranno nei mercati i negozi che andranno a visionarli e dire io voglio questo, voglio quell'altro, no, rappresentanti del settore che vanno in giro a promuovere il prodotto, adesso con precisione, insomma, ogni campo, ovviamente, come, no, gli ondulati o i profilati, insomma, d'acciaio per, no, per le costruzioni, ognuno ha i suoi mercati. Nell'audiovisivo, appunto, questo corrisponde, no? Produzione è classicamente la manifattura, nel nostro caso è il periodo di riprese del film, quello che viene prima è la ricerca, nel nostro caso ai costi di produzione vengono associati i costi di post-produzione, che però comunque, no, fanno parte di questo, perché è un confezionamento del prodotto finito, e poi dobbiamo aggiungere i costi di marketing e distribuzione. In una società sana, no? Una società sana, diciamo A più B più C, quindi i tre, no, livelli di costi di spesa, è inferiore ai ricavi. Certo. Giusto? Perché ci deve essere un guadagno. Perché ci deve essere un guadagno. Quindi in una società sana, diciamo, in un'economia sana, questo è quello che normalmente succede. Tu dici, per fare il mobile non posso spendere più di questo qua e questo qui, perché poi, insomma, diventa un costo tale che non mi permette di guadagnarci sopra, no, sul prezzo di vendita. Devo stabilire un prezzo che è quello che no, può essere acquistato da un mio potenziale cliente, perché devo sapere il cliente al quale mi sto dirigendo, e che mi permette comunque di avere un ricavo, no? Faccio anche un discorso di volume, perché più mobili faccio, no, meno mi costano e più riesco a guadagnarci. Cioè, no, legge della domanda e dell'offerta. Nel cinema questo non vige, non vale. Sappiamo che, come abbiamo detto, ogni film è un prototipo, ogni film può andare bene, può non andare bene. Nel discorso di massa, però, no, qui facciamo 300.000 letti uguali. Nel nostro caso abbiamo parlato di produttori che hanno un portafoglio, no? Uno slate di progetti, per cui per uno che costa tantissimo ce ne sono altri che costano molto di meno, per uno che va benissimo ce ne sono altri che vanno molto meno bene, quindi c'è un discorso di compensazione. In Europa è molto più difficile questo discorso, negli Stati Uniti questo funziona perché abbiamo le major. No? Le major funzionano secondo questo principio. Io investo in ricerca e sviluppo, no? Per ogni versione, cioè per ogni sceneggiatura ho 30 versioni. Quindi investo fortemente nella ricerca e sviluppo. Decido sulla base dei miei investimenti, dei risultati che mi portano i miei investimenti, quali progetti puoi portare avanti alla fase successiva di produzione. E negli Stati Uniti, appunto, su 10 film sviluppati è difficile che più di uno vada avanti nella, no, la fase successiva, e vi parlo di film pienamente sviluppati, cioè portati avanti per 10 versioni della sceneggiatura. E quando arrivano, appunto, a investire i soldi per i costi di produzione, fanno un tale investimento sul marketing e la distribuzione da portarli fuori con tutta la forza di tiro di cui dispongono. E c'è un sito che è interessante, insomma, che dovremmo andare a vedere, poi vi porta per i film americani la quantità spesa in distribuzione, in produzione, in distribuzione e il risultato al botteghino, no? Quindi alcuni sono stati flop micidiali, però molto spesso, appunto, vediamo che sono film che
riportano un ricavo, no? E se non lo porta quello, lo porta il successivo, e quindi comunque si compensano. Quindi questo, diciamo, che potrebbe essere il modello USA, che ovviamente, no, è un modello di tipo commerciale ed è guidato da scelte industriali ed economiche, insomma, no? La stessa cosa gli studio di Hollywood, ma si può dire che facciano anche i network televisivi. Hanno prodotti di maggiore o minor costo, maggiore o minor, no, importanza, che si compensano e che permettono appunto di poter, no, stare all'interno delle leggi dell'economia di mercato. Allora, che succede invece nei nostri paesi? Il contrario. Già quel disegno. No? Assolutamente. Siamo qui perché siamo perdenti. No, scherzo. Allora, questo succede nel resto del mondo, cioè nella maggior parte, non solo in Europa, ovviamente anche in tutti gli altri paesi che non hanno un'economia di mercato di questo genere, abbiamo questa situazione contraria, per cui il costo di produzione, di sviluppo di produzione e di commercializzazione, marketing e distribuzione di un film è superiore ai ricavi. E questo purtroppo è una dannazione. Quindi il costo non è coperto normalmente dall'insieme delle fonti di finanziamento che riusciamo a mettere, no? sul film. Quindi il carattere europeo di un film è dato dal fatto che ha bisogno di essere fortemente sostenuto, perché se no non campa. No, questo poi alla fine arriviamo. Cioè possono, sì, sopravvivono grazie ai sussidi, grazie alle politiche culturali della comunità europea, dei governi dei rispettivi paesi. In Europa il finanziamento pubblico è fondamentale per far sopravvivere l'industria culturale, perché l'industria culturale, esulando appunto dall'industria, no, dagli accordi commerciali, insomma, per fortuna poi, perché sennò saremmo proprio morti, l'industria culturale gode di determinati benefici, per cui possono esistere i tax credit adesso, insomma, no? L'ho nominati, i tax credit interni ed esterni, no? Per dare più ossigeno, insomma, a un settore appunto in grave difficoltà, e quindi possono esistere appunto no? I contributi in differimento di, cioè quando mai un produttore di mobili ti direbbe rinuncio al mio guadagno per poi vedere, insomma, se vendo o non vendo il prodotto, no? Non esiste. Noi possiamo farlo grazie ai contributi governativi, i fondi regionali, insomma, e no? Tutti quelli che sono venuti in nostra salvezza. Allora, c'è un maggiore investimento appunto in Europa e da parte dei governi, insomma, sui costi di ricerca e di sviluppo. C'è un maggiore investimento perché appunto, dicevo, negli Stati Uniti, no, il 10% di tutto questo viene investito in ricerca e sviluppo. Da noi, insomma, voglio vedere, no, su un film di 3 milioni chi è che investe 300.000 euro per appunto sviluppare il progetto. E invece no, è la parte dove più c'è bisogno. Avete visto tutto quello di cui abbiamo parlato ieri e oggi? Io lo riferisco alla fase di ricerca e sviluppo, cioè tutta la ricerca dei fondi, dei finanziamenti. Voi dicevate, ma come si mantiene il produttore, no, per tutto questo periodo? È importantissimo che ci sia la possibilità che il produttore possa comunque mantenersi durante tutto quel periodo, nonché lo sceneggiatore, nonché il regista, insomma, è una necessità. Scusi, c'è però quello che mi viene, no? È il fatto che lei diceva, no? Che con tutti i progetti che, cioè, vengono poi portati a termine con una vera e propria produzione. Sì. Cioè, ma questo che cosa dà forza a un film o a un progetto di passare a livello successivo? Perché personalmente uno ci tiene a portarlo a termine. Sì. Però in America chiaramente sono le major che sviluppano per poi abbandonare quelli che ritengono poco produttivi, no? E portare avanti quelli su cui scommettono di più. Da parte nostra, ovviamente, noi non siamo, no, le major, siamo tanti piccoli produttori, cioè, perché, cioè, anche essendo grandi in Europa siamo comunque piccoli. Che avanti, sì. E che ha avuto molta forza, quindi anche molta giustificazione anche da clienti che l'hanno promosso. Perché poi a un certo punto invece si arresta?
No, se ha avuto giustificazione da parte degli enti che l'hanno promosso, vuol dire che è già andato oltre la fase di... Noi presentiamo le domande per avere dei fondi di produzione, no? Sì. Cioè che tutto quello che abbiamo avuto prima è già un sostegno perché siamo stati già approvati. Mm-hmm. Sì, diciamo che se arriviamo al momento in cui chiediamo i fondi per la produzione con una buona base di sviluppo abbiamo maggiori chance di essere finanziati per la produzione. Ecco, questo già ti dicevo. Non funziona in America, allora c'è qualcosa che non va nel nostro sistema. Quello non funziona in America in che senso? No, perché in America è lo stesso ente che finanzia questo, questo e questo. Perché è la stessa struttura, perché è la stessa struttura che finanzia lo sviluppo e la produzione del film. Qui no. No? Lì hai una major che al suo interno porta avanti 10 progetti, arrivato a un certo punto fa, no, una serie di valutazioni di appunto di momento, di mercato, di attori, di no, la credibilità di quel regista, l'appetibilità di quell'attore in questo momento, ti fa tutta una serie, è più facile fare chiudere il casting su questo film, adesso ci spendo quello e gli altri li metto da parte. Cioè o li riprendo in seguito oppure decido che non vanno, insomma, perché mi creano problemi piuttosto che la storia adesso non ha più interesse perché ho cominciato a svilupparla 3 anni fa e hanno già fatto un altro film sullo stesso argomento, o no, tutta una serie di considerazioni per cui possono a un certo punto decidere, quelli li lasciamo, no? Sì, vengono abbandonati perché non riesci poi a passare alla fase successiva, insomma, perché no? È diverso. Nonostante finanziare Cioè lì non hai finanziamenti pubblici, qui insomma conti appunto sui sussidi. Sono gli stessi che per loro interesse tagliano, dicono. Sì. Qua invece perché c'è è un'operazione commerciale. Cioè tu puoi appunto sviluppare 8 linee di mobili diverse, no? Di cassettiere, poi fai un'indagine di mercato, ti rendi conto che di queste 8, 2 non valgono perché non ha senso fare la cassettiera su rotelle piuttosto che quegli altri con manici, dico, e quindi la lasci cadere, ti rimangono 6 cassettiere e dici vabbè, allora su queste quanto investo, che investo, su, in che modo, no? Questa la faccio appunto in un colore diverso, questa la vendo in quel paese, non in questo, quest'altra, no? Schifo perché non, no, che ci abbiamo investito a fare non ci piace e quindi fai delle scelte. Qui ti direi insomma non c'è un organismo che decide, no, non c'è una fabbrica, siamo tante piccoli tante piccole fabbriche, assolutamente, cioè, qui non lo è, qui siamo tutti dei piccoli imprenditori, insomma dei piccoli artigiani, no? E quindi competiamo all'interno del nostro slate di progetti tra di noi e all'interno dello stesso mercato europeo, è una competizione insomma anche con gli altri paesi, no, a livello di esercizio, quanti film nostri escono negli altri paesi e quanti film europei escono in Italia. Cioè, italiani, no, no, ci sono anche in Italia dei film che sono meritevoli di essere esportati, insomma adesso non diamoci proprio la... No? Ce ne sono pochi, come ci sono probabilmente pochi film polacchi o inglesi o francesi o di altri paesi che noi veramente vorremmo vedere, no? Però c'è un problema di distribuzione e di esercizio, cioè al di là di quanto la comunità europea investa, no, nel circuito dei cinema, di quanto appunto favorisca i distributori, c'è proprio un problema di visibilità, c'è un problema di concorrenza con cinematografia americana, e anche un problema di audience, perché tra tutte le persone che vanno al cinema, no, chi sono quelli che vanno a vedere un tipo di film piuttosto che un altro, insomma. Quindi, sono delle scelte che andrebbero fatte, incentivate, decise insomma a livelli appunto comunitari, però con no, la partecipazione delle forze in campo, insomma. Tu vai a dire appunto, dicevamo, no, dei film
di intrattenimento, di cassetta, che sono quelli che salvano l'anno intero per l'esercente che ha un cinema che a Natale ti tira fuori il film commerciale, perché dice vengono che Cozzalone o no, il film per cui tutta la famiglia va al cinema a Natale, l'unica volta all'anno in cui vanno al cinema, e l'esercente si rifà di tutto l'anno, che è stato un disastro, no? Allora che gli dici? No, non puoi programmare Checco Zalone, mi devi programmare Ida. Si spara, no? Appunto, con tutto ciò che diciamo tutti è un film meraviglioso, insomma, però l'esercente si spara, giustamente. Allora, bisogna arrivare, no, a un modo che sia comunque... Magari, no, ma le politiche potrebbero essere attuate, poi ognuno ha degli interessi da difendere, il distributore ovviamente deve promuovere i film su cui ha scommesso, l'esercente ha bisogno comunque di arrivare alla fine dell'anno, il produttore, no, è già lì. A livello di televisione, noi abbiamo la particolarità in Italia di avere, no, due monopolisti. Cioè, da sempre, insomma, vabbè, due. Vabbè, adesso è Rai, adesso c'hai Rai Cinema, insomma, Rai, no? 01, Medusa e Mediaset. Vabbè, Medusa non c'è più, le sale, non so, adesso si sta forse un po' più differenziando, stanno nascendo nuove distribuzioni piccoline, importanti, insomma, che prendono, no? Sì. Insomma, è difficilissimo uscire da questo cerchio. Insomma, adesso facciamo un pochino di analisi, insomma, è ovviamente quello che è un ragionamento su come sarebbe bello se saremmo tutti contenti di farlo, insomma, o no, trovare possibili soluzioni. Quindi, allora, i costi di produzione. Diciamo, come... media, i costi più bassi nell'Unione Europea ce l'hanno paesi dell'est e ce l'ha la Grecia, insomma, dove appunto si può variare da un 350.000 euro come prezzo di, cioè costo di un film, ai 1.200 euro di massimo, insomma, che sono i blockbuster appunto, no, dei paesi dell'Europa dell'est, salvo poche eccezioni, insomma, adesso ho visto c'è un film di cui abbiamo sentito parlare in Polonia, insomma, sulla rivolta di Varsavia, che è un colossal polacco, insomma, sicuramente avrà un costo industriale molto più alto dei 1.200 euro di media, insomma, diciamo, dei film più costosi. Scusa, 1.200.000 euro, non è 1.200 perché ho tolto i tre finali, quindi ho 350.000 euro fino ad un massimo di 1.200.000 euro, ovviamente. Però, sì, magari subito, insomma. I costi più alti in Europa li abbiamo in Francia e in Inghilterra, no? Dove arriviamo appunto a 6 milioni fino ad un range di 11 milioni di euro, insomma, un film alto budget è normale. In Italia stiamo arrivando a delle cifre competitive, cioè che competono con questi, insomma, il prossimo film di Sorrentino ha un budget di 14 milioni di euro. Cioè ci sono, no, anche Vicari, insomma, è un budget di... Assolutamente, sì, senz'altro. E sono film appunto, no? Sorrentino perché ha un cast internazionale, insomma, è un film, sì, c'era Juliette Binoche, no? E siamo a livelli appunto di... Sì, sta preparando, insomma. E mentre invece i paesi confinanti dell'est e del sud mediterraneo, insomma, siamo veramente su cifre che vanno da 50.000 euro per un film lungometraggio fino a 900.000, insomma non arriviamo al milione di euro, no? Nei paesi del Mediterraneo, cioè del Nord Africa, diciamo, il Mediterraneo Est, no? Quindi è molto variabile. Negli studios americani arriviamo a cifre di 100 milioni di euro, insomma, di dollari, appunto sono dei film normali, pressoché normali, no? In Francia, so che buona parte lo Stato finanzia i film francesi, sì. Là c'è anche, per esempio, su
quei una media di 6 milioni di euro, quanta parte è coperta dallo Stato? Cioè, per capire le differenze tra un paese come la Francia e uno come l'Italia, che alla fine siamo così lontani. Certo. Quanto diciamo? Però tipo un Non siamo su internet, purtroppo, volevo farvi vedere. Forse ho perso il collegamento. Aspetta, vediamo. Quando c'è l'antennina, la sta cercando? Però qui non c'è, vedi? Sono disponibile. È questo Monelli? No. Però Bollywood vengono anche fatti da... Non c'è. Connesso. Ok. E qual è pronto? Sono quanti da qui che avevo i ragazzi, se non ho 15 anni, ai 3, no, ai 20 fino all'università. La media più alta succedendo quello. Se quando avevo tutti quei film un po' che le scienziali, commedie. Sento che sto macinando, quindi spero che lo stia aprendo. Eccolo. Comunque non ti so rispondere, purtroppo. Sì. No, ci stavo pensando, ma non sono in grado di rispondere. Vedete che il FUS diminuisce sempre, invece so che in Francia... Sì, perché in Francia hanno fatto una legge di sistema sul cinema, ed è quello che, dovrebbe... Sì, esatto. Sì, ritorna all'industria cinematografica, esatto. Ogni rete televisiva, ogni trasmissione televisiva di film, anche non francesi, anche non europei, cioè deve comunque pagare una quota del, no, del biglietto, cioè del biglietto, dell'investimento su quello che fa su un film anche non europeo per finanziare film francesi. Perché dobbiamo arrivarci. Dobbiamo arrivarci assolutamente. Allora, questo è un sito americano. Questo è un sito americano che si chiama The Numbers, vedete che no, avete appunto tutti i numeri relativi all'industria. È appunto Movie Budgets and Financial Performance Records. Questi sono i record, quindi avete proprio il massimo. No? Qui avete appunto film più visto della storia con un budget di 425 milioni di dollari, no? Che ha fatto negli Stati Uniti 760 milioni di dollari e in tutto il mondo 2 miliardi e 783. È la cifra dei film più visti della storia. Esatto, i biggest budgets, i film più cari della storia. Non i film più visti. Come? Li hanno vestiti bene. Dopodiché, vedete, non so, che è successo qui, l'Hobbit, la battaglia delle cinque armate, è costato 250 milioni di dollari, che probabilmente non è mai uscito perché ha fatto 0 e 0, non lo so. No? No, eccolo, ecco, il 17 dicembre esce, va bene. Che cattiveria, mamma mia, da parte mia. Cattivissima. Dopodiché, vabbè, questi sembrano tutti essere andati abbastanza bene, tranne John Carter, poverino, che... appunto in America ha fatto solo 63 milioni di dollari e invece ha recuperato con l'estero dove ha venduto. Però vedete qui appunto sono quelli, no, che sono costati di più. Qua sotto questa è interessante perché vedete appunto quelli con i budget più bassi, no, che hanno fatto appunto invece una resa più alta, insomma il Mariachi che è costato 7 mila dollari
e che ha appunto invece incassato a livello complessivo più di 4 milioni di dollari, no? 2 più 2. Insomma, è interessante questo, no? Vi rendete conto, insomma, di quali sono i film appunto che sono riusciti a fare, no? Cioè, qui stiamo anche parlando di altri anni, no? Gola Profonda, 1972, costato 25.000 dollari e che ha fatto appunto un totale di 90 milioni di dollari. Vabbè, ma Gola Profonda è costata appunto 25.000. C'è una grossa percentuale. Sì. Sì, e sono di bassissimo budget, infatti sono film di genere. Film di genere prodotti con... forse gli anni 70 anche con il fatto delle videocassette, quei film. Sì, 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 hanno girato... E poi qui abbiamo appunto i film che hanno fatto maggior profitto, no? Qui avete le tre colonne, sono il primo, il box office approssimativo complessivo, la spesa, no? Quindi quanto è costato, e il profitto, insomma. Quindi vedete a destra appunto la colonna del profitto, insomma, rendetevi conto di che cifre stiamo parlando, insomma, no? Questa spesa cosa si definisce? La spesa significa il costo industriale del film più promozione, marketing e distribuzione, sì, che è enorme nel caso dei film americani, insomma, sono delle cifre. Adesso, se noi vogliamo fare un confronto, insomma, vedere il costo del film, perché parliamo di budgets, no? Nella prima qua, prendiamo qui, per esempio Avatar, production budget ti dice 425 milioni di dollari, no? Andiamo a vedere qua, Avatar approximately 516, che significa che la differenza sono 62 milioni di dollari. 62 milioni di dollari sono stati spesi nella distribuzione worldwide, cioè nella promozione e la distribuzione del film. Il profitto è comunque 1 miliardo e 263 milioni di dollari, no? Sì. Via col vento, che era stato per decenni il film più visto, più visto in assoluto. Adesso non ho idea, perché questo evidentemente ha un, no? Questo basato, ecco, quello più profitable, no? Basato on return on investment. Allora, production budget, la seconda colonna, il profit approssimativo. Allora, return on investment, ROI, l'ultima colonna a destra, ti dice il budget è stato di 450.000 dollari, ne ha portati a casa 89 milioni, quindi ha reso 19.851% il costo di quello che è stato investito. Quelli che hanno rapporto hanno... È il rapporto, perché se 450.000 mi insegnate che è appunto... No, un 19esimo, no, per cento, insomma, di quello che è appunto il profitto. Qui parliamo appunto del 1000%, no? Le cifre successive, insomma. 12 milioni. Questi sono le most profitable. Vabbè, biggest money losers invece è il contrario, appunto quelli che hanno perso più soldi. Vedi, Ugo Cabret è stato un tristissimo caso, insomma, di flop mondiale, no? Ugo, lo vedete lì, costo 215 milioni di dollari, ne ha portati a casa 127 milioni, quindi neanche, cioè, la metà. Ha vinto molti premi, purtroppo è andata malissimo, insomma. Quindi, vabbè, questo appunto è un sito che vi ho voluto far vedere perché è interessante, no? E gli americani sono appunto capacissimi di fare queste... allora, News Box Office, Home Video Movies, insomma, avete diverse... Movie Index, o
Sì. Per mezzo di questi giri economici tra distributori. Esatto, sì, trovare, ecco, l'ufficio stampa è una cosa alla quale bisogna pensare anche, no? Nello sviluppo del film, pensare che è una cosa che sento, punto e virgola, altri uffici stampa dirti che a volte i produttori durante le riprese del film non pensano neanche a portare un fotografo sul set. No, quando è finita la produzione, l'ufficio stampa dice: vabbè, dammi una serie di fotografie, ho bisogno, no, di promuovere. Oddio, foto, no, tagliamo un fotogramma del film. Non è la stessa cosa, non è assolutamente la stessa cosa. Insomma, quindi. Perché molto spesso, troppo spesso, insomma, noi essendo appunto dei piccolissimi imprenditori. Si va avanti, no, con il learning by doing, cioè impari facendo, però finché non sbagli una volta, due volte, quella terza hai capito e porti qualcuno, fai te delle foto sul set. Però insomma ci devi arrivare comunque sulle tue spese tue. Perché aspetto questi soldi perché già lo so che comunque più di tanto non possiamo ambire, quindi rinuncio da priori a spendere dei soldi per. Quando invece sarebbe sano e saggio farlo. No? Portare appunto un fotografo professionista sul set anche per un giorno, noi sul Cielo Azzurro l'abbiamo fatto, portato un fotografo per un giorno, no? Abbiamo scelto un giorno particolare, quel giorno sappiamo che c'è una festa, vengono tutti, insomma portiamo il fotografo, ti fa le foto del regista, cioè era un documentario, però tutti i bambini con i genitori e le mamme, insomma quel giorno è stato centrale, fondamentale, abbiamo pagato un giorno del fotografo e ci ha messo a disposizione tutto il materiale. È necessario, no, ci devi pensare però, perché... Sì, 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 sì. Il fotografo di scena c'è, certo. Di distribuzione, no? L'ufficio stampa nella distribuzione, però credo che ci sia anche la voce anche nella produzione del film, l'ufficio stampa. Sì, perché molte volte la produzione ci deve essere anche, senz'altro. La scelta dei festival, cioè dipende dalla situazione. In genere si concorda insieme. In genere insieme, insomma, però appunto devi avere qualcuno che lo fa. È faticoso anche stare dietro a tutti i festival, no? Mandare a un costo, spedire la documentazione, insomma, fare tutte le iscrizioni. Magari del regista, del produttore, avete quello viene, in genere viene pagato dal festival, se sei selezionato sei pagato dal festival, assolutamente. Dal festival, oppure, e quella è una cosa importante, interessante, il discorso degli enti di promozione nazionali dei film. Film Italia fa questo, cioè Film Italia promuove i nostri film presso i festival, li fa vedere i selezionatori, nel caso in cui appunto il film venisse invitato, provvede anche qualora il festival non inviti, oppure comunque ad integrare, comunque ad accompagnare. No? Forma la delegazione, a volte fa una festa, insomma, cioè ci sono degli interventi, dei contributi da parte degli organismi di promozione del cinema a livello locale che sono importanti, eh? E quelli dobbiamo anche noi attivarli, insomma, conoscerli, andare a stimolarli. Adesso, cioè, e ognuna di queste finestre, scusate, aveva appunto una pioggia di ricavi per quanto proporzionati, insomma, per i diversi soggetti interessati. Quindi prima appunto gli esercenti, i distributori esercenti, poi l'home video, poi abbiamo detto la finestra del pay TV, poi free TV, broadcast, canali minori. Il che significa che tutti questi potevano in una certa misura partecipare al finanziamento del film. Con dei minimi garantiti, ti dicevano: io poi recupero sullo sfruttamento, no, commerciale del film, ma ti posso dare io distributore, io home video, io pay TV, free TV e i canali minori in minima parte, insomma, però, no, potevano darti qualcosa per coprire il costo del film. Adesso non più, perché stiamo parlando appunto di day and date, cioè no, simultaneamente invadi tutto. E il guadagno per loro dov'è? Cioè il problema grande sta diventando questo, no? Come è successo con la musica, cioè ormai la musica non ha più entrate, non esiste più, a parte iTunes o pochi altri, insomma, e chi è che va a comprarsi
una traccia musicale o un CD. I concerti, esatto, i concerti, no? Quindi i musicisti guadagnano adesso facendo i concerti, perché i Rolling Stones ultra settantenni stanno in Australia adesso, insomma, no? Continuano a fare concerti e concerti. Non credo che ne abbiano, non credo ne abbiano bisogno, possono vivere senza. Però per promuovere i dischi, no? I dischi, per promuoversi, insomma, devono farlo, no? Arriveremo alla stessa cosa anche noi, perché appunto i live event intorno al film, vi dicevo, no? Esatto. Si fa, esatto, se non creando Billy Elliot, lo spettacolo teatrale che poi ti trascina al film, che poi ti porta, no, i ragazzi al cinema per vedere il balletto, la cioè diventano appunto degli eventi, no? Le andate al cinema adesso. E comunque il futuro non è prevedibile, non sai che cosa può succedere da qui a, no? E mi auguro appunto che Riccard sappia raccontarvi un po' quali sono le ultimissime tendenze di che cosa possiamo aspettarci nel prossimo futuro, cioè soprattutto loro, società di distribuzione, come no? Sopravviveranno e come continueranno ad aiutare i produttori a produrre film, perché sennò anche loro senza la materia prima, insomma, che distribuiscono. Quindi, dicevamo, i finanziamenti fino appunto a 10 anni fa appoggiavano su tutte queste che vi dicevo. C'erano quindi i contributi governativi, che erano comunque molto più alti di quelli che abbiamo adesso, no? Perché il FUS era più alto, così come appunto negli altri paesi, insomma, quello che riusciva a contribuire a livello governativo era più alto. Adesso si è frazionato, i fondi regionali non esistevano 10 anni fa, no? Quindi abbiamo appunto più players sul mercato, i mosaici diventano, no? Le tessere sono in numero molto maggiore, dobbiamo fare noi come produttori la maggior fatica per metterle insieme, e non abbiamo più, come avevamo una volta, appunto la TV e i distributori, che erano i grandi pilastri su cui si poggiava no? Il nostro piano finanziario. I costi di P&A, cioè promotion and advertising, sono aumentati esponenzialmente per l'uscita sala, no? Se vogliamo fare appunto un'uscita importante. Il numero di schermi è diminuito, perché ci sono molti meno cinema di quanti ce n'erano una volta. È diminuito anche molto il pubblico in sala, no? Sono aumentati i prezzi dei biglietti, i giovani non vanno più al cinema, ormai vedono tutto. I giovani non vanno più al cinema? No, a me sembra no. Che invece sia il contrario, sono più i giovani che vanno al cinema, invece che i film un po' più con effetti speciali, commedie. Quelli che vedono al cinema, perché gli altri li vedono tutti in streaming a casa, sì, no? Sì. Non hanno interesse, insomma, a muoversi. Diventa un'esperienza sociale. Sì, appunto. Vanno insieme. Esattamente. Sì, sì, e questa era una cosa appunto di cui parlavamo anche con il nostro esperto in audience building, insomma, lui ci diceva per esempio no, l'importanza di lavorare per uno specifico pubblico, insomma, tu sai che il tuo film va diretto il target, importantissimo, capire come raggiungerlo, come coinvolgerlo sin dall'inizio, insomma, dice, alcuni film hanno un target molto preciso, i film horror per esempio, vi portavo l'esempio, no? Chi è che va a vederli? Ragazzi, Tu hai, ecco, perché ti piace. Tu l'accompagni? Sì. Vabbè, perché. Sì, lui portava l'esempio, non so, lui è inglese, forse in Inghilterra funziona così. Diceva i ragazzi maschi, no? Giovani, sì, ci andavano con le amiche, perché le amiche nelle scene più terribili si abbracciavano, no? E quindi dice, i ragazzi portano le amiche a vedere questi film, capito? È il momento in cui c'hai no, il terrore, eh? E quello è il target audience, i ragazzi, i giovani portano le ragazze a vedere i film e lì, no? Per questo, con la scusa, insomma, ci scappa.
Quindi il problema è che appunto i distributori sono diventati più deboli alla fine di tutto il discorso. Adesso mi sto spiegando perché abbiamo 3 minuti insomma, per chiudere. Distributori più deboli, l'uscita più difficile, maggior numero, cioè nuove forme di finanziamento stiamo cercando tutti noi per riempire quel gap che non c'è più, no? di soldi che entravano prima appunto dalle televisioni, dai distributori nel nostro piano finanziario e adesso non ce l'abbiamo. Allora, e lì entrano i tax shelter, i tax credit, tutti gli amici tuoi. Esistono appunto in Francia queste strutture chiamate Sofica, di cui vi ho accennato ieri, che sono fondi di investimento, insomma anche privati, gestiti appunto dalle banche che investono sull'audiovisivo, cioè su un portafoglio, no? Invece di investire su un portafoglio di titoli, investono su uno slate di film. Nuove forme di finanziamento sono anche i fondi regionali, che rispetto a 10 anni fa appunto non c'erano. Quindi sono queste le nuove cose che abbiamo davanti oggi, no? E alle quali dobbiamo guardare con un minimo appunto di fiducia da una parte e di concretezza, insomma, perché appunto forme di incentivi fiscali, di abbattimento degli oneri, insomma, sono quelle che ci permettono poi di rivolgerci appunto con il tax shelter esterno anche a aziende, a banche, insomma, che non lo fanno non più come investimento appunto no, a un tasso elevato di interesse, ma lo fanno nel loro interesse. Quindi cerchiamo di chiudere con una nota positiva, insomma, no? Ben vengano queste nuove soluzioni per poter finanziare i nostri progetti, insomma. Ho finito bene? No, non si può investire in questi film, questo pacchetto, questa forma di finanziamento che usano adesso in Francia. I Sofica? Beh, lo potresti fare con un coproduttore francese, no? Se tu hai un film in coproduzione francese, credo che siano i francesi che possono andare a Sofica, non noi. Però perché in Italia? Potrebbe esistere. Non lo so. Non è stata... Perché il tax shelter, credo, cioè il tax credit esterno è una cosa molto nuova. No? È una cosa nuova in Italia sul cinema, insomma, è data di pochissimo tempo. E quindi forse appunto devono essere stimolati a farlo. No? Deve cambiare anche il rapporto, secondo me, tra lo Stato e le banche, insomma non è possibile che ci sia una banca che gestisce appunto i crediti statali e che le altre banche non sappiano di che lingua stai parlando quando vai da loro a parlare di cinema, no? Cioè ci deve essere proprio veramente un lavoro di sensibilizzazione, di coinvolgimento, di gestione di un prodotto a livello industriale in un certo senso, no? C'è una sede che si occupa di cinema, sì. La BNL ha una sede che si occupa proprio di investimenti nel cinema. Insomma, se tu vai in quella della tua città probabilmente non sanno, non credo che sappiano di che cosa stai parlando. Il tax credit esterno sul mio film, no? Mi posso immaginare. Cioè. Va bene? Va bene, allora. Non lo voglio sapere. Va bene, dai, chiudiamo qui, abbiamo l'autorizzazione di Pietro, insomma. Io vi ringrazio tanto per essere stati numerosi, attenti, partecipi e tanto appunto vivaci. Ringraziamo anche quelli che da casa ci hanno seguiti. Grazie a tutti. E poi ringraziamo Pietro, ringraziamo la gentile assistenza, insomma, qui. Ci sarà una cioè praticamente il giorno. Noi era delle 9 alle 12. Ciao, ciao, grazie. Sto dicendo che era delle 9 alle 12. Ma non mi casca alle 10. Alle 10? Qui? Sul tavolo? 10 e 12. In 2 ore c'è la stessa per spiegare tutti i finanziamenti. Bene, con il posto di loro.